Noi della Will FPL voglio sgombrare il campo, non è un'iniziativa nostra, diciamo, ideologica o di partito, è una scelta assolutamente a tutela dei cittadini teramani e del personale sanitario di Teramo. E immaginare di realizzare un nuovo ospedale, al di là della scelta del sito, significherebbe oggi come oggi per la ARS di fare un mutuo di oltre 250 milioni di euro, al netto delle 120 milioni che sono già disponibili e che andrebbero spesi immediatamente, diciamo noi, per ristrutturare i mazzini. Beh, fare un mutuo di questa portata significa ridurre ulteriormente le risorse per la sanità a Teramo. Immaginate le lunghe liste di attese che abbiamo oggi e immaginiamo in prospettiva che non ci sono risorse, quindi vengono ridotte, diciamo, il danno ricade sui cittadini di Teramo, soprattutto sulle fasce più deboli, pensionati, disoccupati, monorediti, che sono costretti, ahimè, per curarsi oggi come oggi a ricorrere alle strutture private pagando. Oltre a questo, diciamo noi che realizzare una nuova struttura, delocalizzare il Mazzini di Teramo fuori Teramo è un ulteriore danno economico e sociale che si fa alla città di Teramo. Già ci sono state diverse delocalizzazioni di attività di servizi, la città di Teramo sta soffrendo e delocalizzare l'ospedale veramente significa una cosa penosa per tutti i cittadini teramani. Quali sono i presupposti giuridici in base ai quali avete presentato questo ricorso? Allora, la delibera della Giunta regionale che ha approvato un piano di fattibilità della ARS di Teramo ci ha consentito di aggredirlo, diciamo, dinanzi al giudice del TAR. Il ricorso si fonda sull'irragionevolezza della scelta. Ci sono una serie di situazioni che dopo, ahimè, purtroppo, non capiamo perché, tutta questa iniziativa, abbiamo fatto diversi accessi, ma sembra che questo piano di fattibilità sia segretato. Cioè, sembra che si stia realizzando una struttura militare o un nuovo centro di fisica nucleare, mentre un'opera civile che benissimo potrebbero dare tutti gli atti a tutti a chi li richiede per verificare qual è la bontà della scelta. A questo fino ad oggi è stato notato, noi abbiamo chiesto ai giudici probabilmente di acquisire tutti gli atti. Noi sosteniamo che è fortemente irragionevole, antieconomiche e un grosso danno per la comunità teramana.